Siamo in collegamento con Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. Salve direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Ben trovato. Ah, salve, salve, grazie a voi per avermi invitato, grazie. Allora, in conferenza stampa il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi ha presentato il nuovo piano, la nuova sanità territoriale. Si potrà parlare, una volta che sarà reso operativo, di una vera e propria rivoluzione? E cosa cambia nel rapporto medico-paziente del cittadino? Sì, sicuramente si può parlare di rivoluzione, di una buona rivoluzione. Si deve parlare di un'occasione storica perché grazie al contributo economico della Comunità Europea ci accingiamo a vedere in Campania la costituzione di una struttura di sanità territoriale molto più vicina al cittadino e molto più efficiente. Parliamo di 169 case di comunità, di 58 centrali operative, di 45 ospedali di comunità e quindi parliamo di un nuovo ruolo e di un nuovo impegno del medico convenzionato, il medico che può finalmente, diciamo così, offrire migliori strumenti e con migliori dispositivi la sua azione capillare sul territorio. Quindi praticamente il rapporto con la regione sarà sempre in convenzione per i medici, non ci sarà un passaggio alla dipendenza dei medici di medicina generale? Guardi, allo Stato questa è una materia molto dibattuta a livello nazionale, ovviamente la competenza Certo. costituzionale dello Stato non è delle regioni. Noi, diciamo così, come Regione Campania, stiamo partecipando alle conferenze Stato-Regioni proprio con una posizione che miri a rivalutare il rapporto giuridico che lega il medico di medicina generale al servizio sanitario pubblico, con una rivisitazione di un meccanismo che probabilmente in occasione di varie prove non ha dato un risultato così come ci si aspettava. Quindi ci sono delle proposte alternative a quello del metodo convenzionale, varie regioni le hanno elaborate, la Regione Campania è la capofila di una proposta che renda sicuramente molto più strutturato il rapporto che dovrebbe esistere tra il medico di medicina generale, il cosiddetto medico di base, e il servizio sanitario pubblico. Certo, in queste 169 case di comunità, che immagino siano state già individuate o lo state facendo, chi dovrà poi lavorarci e in che maniera e misura? Allora, le case di comunità sì, sono state individuate grazie al contributo anche istruttorio delle aziende sanitarie locali e con una valutazione complessiva che diciamo così, ci fa ritenere di aver dato una risposta per la creazione di una sanità più capillare su tutto il territorio campano che orograficamente è anche abbastanza complicata, con un centro molto affollato, una periferia molto estesa con poca densità abitativa. Sono delle strutture in cui si farà l'assistenza primaria, l'assistenza di base, all'interno della quale quindi opereranno sia medici di medicina generale, infermieri, infermieri di comunità, operatori sociosanitari, opereranno anche psicologi, opereranno tecnici amministrativi che sono deputati ad offrire la prima assistenza e fare tutte quelle attività che sono importanti per evitare l'uso inappropriato delle strutture ospedaliere, soprattutto dei pronto soccorso. Certo, lei ha detto insomma che ci lavoreranno anche i medici di base. Noi sappiamo che i medici di base hanno un rapporto, diciamo, fiduciario con i loro pazienti, quindi hanno un loro studio che continueranno ad avere. In base poi a quale criterio dovranno fare delle ore, diciamo, in queste case di comunità, in base al numero, perché noi sappiamo che i medici di medicina generale sono pagati in base al numero degli assistiti. Quindi c'è un medico di base che ha 1.500 pazienti, uno 800, un altro 400. Quindi dovranno accumulare un certo tot di ore, insomma, come funzionerà? Sì, allo Stato c'è una discussione a livello nazionale in conferenza Stato-Regione nel rapporto con gli organismi dei medici di medicina generale per stabilire le modalità di collaborazione. Si parla infatti di un minimo di ore da offrire nel loro studio, un altro minimo di ore da offrire nelle case di comunità ed è una discussione organizzativa,
ancora pienamente in atto. Noi sappiamo che tra una settimana dobbiamo offrire le schede degli interventi a livello ministeriale, poi abbiamo dei tempi per la progettazione e per la costruzione. Nelle more di tutta questa attività, quello che deve essere ancora definito è le modalità dell'apporto dell'opera professionale dei medici di medicina generale che sono allo studio nei rapporti tra Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti tra gli organismi sindacali di queste categorie e il Ministero della Salute. Certo, anche perché insomma, la pandemia ha dimostrato l'importanza della medicina territoriale. In Campania tutto sommato insomma, ha retto abbastanza, anche con l'aiuto poi delle USCA che sono state create proprio per far fronte all'emergenza, però chiaramente anche per quanto riguarda la campagna vaccinale c'erano molti medici che non erano vaccinatori, quindi insomma, forse bisogna poi agire anche in questo senso per avere un'uniformità, insomma, nell'ambito poi delle varie ASL a tutela naturalmente del paziente. Poi abbiamo visto l'importanza della medicina territoriale, tant'è che la Lombardia, che è praticamente la regina del sistema sanitario nazionale, non ha retto perché chiaramente mancava forse la capillarità della medicina territoriale. Assolutamente, assolutamente vero. Noi come Regione Campania siamo proprio quelli che hanno per primi posto con grande forza il problema di chi ci va dentro, cioè il rischio di costruire delle strutture senza prevedere in via anticipata quello che è la vera, diciamo così, identificazione dei professionisti che ci vanno a lavorare è stata una delle prime cose che abbiamo chiesto con forza ai tavoli nazionali e abbiamo anche fatto presente la necessità di stabilire anche un aumento del tetto di spesa del personale dipendente, perché oggi l'integrazione tra personale dipendente e personale convenzionato è uno strumento irrinunciabile per fare della sanità territoriale veramente una sintesi produttiva che miri a superare le problematiche che ci sono state in passato. Noi veniamo fuori da una visione ospedalocentrica in Regione Campania della sanità che affonda le sue radici soprattutto nel blocco del turnover che abbiamo avuto per 10 anni, nel commissariamento, quindi con poche risorse a disposizione si è preferito dare una prevalenza alla organizzazione, alla prima risposta che il cittadino normalmente trova nell'ospedale. Oggi questa situazione deve essere superata, non è più una visione moderna, per cui l'aiuto dei fondi della Comunità Europea non deve essere assolutamente messo in pericolo da una mancata programmazione non solo delle funzioni, delle strutture, non solo dei contenitori, ma anche di tutta la forza lavoro dei professionisti che ci devono andare ad operare. Quindi abbiamo ritenuto sin da subito che l'accordo, il contratto, il protocollo d'intesa tra i medici di medicina generale e il livello nazionale deve essere redatto il più presto possibile con dei contenuti che siano i più produttivi possibili per avvicinare veramente il medico di famiglia ancora di più al cittadino e lasciare agli ospedali il ruolo di luogo di cura ad alta intensità. Direttore, prima di salutarci le chiedo una cosa. Noi giornalisti, insomma, cerchiamo sempre di capire quali sono i tempi poi di operatività di ciò che si programma, perché poi alla fine, insomma, è quello che interessa ai nostri telespettatori. Questa riforma, che chiaramente deve attraversare ancora tante fasi, che tempi prevede nella operatività? Allora, trattandosi di fondi che nascono dalla Comunità Europea, i tempi sono dettati proprio dal PNRR, per cui entro il 2026 se ne deve vedere la costruzione. È chiaro che noi nell'ambito della nostra azione di identificazione delle strutture che devono costituire le future case della comunità, abbiamo la maggior parte di strutture già esistenti da riattare. E solo un 15% del numero previsto in Campania saranno nuove costruzioni, il che significa che i tempi saranno molto spalmati e variegati a seconda che gli interventi siano di natura meramente leggera, cioè riattare delle condizioni già esistenti, oppure fino ad arrivare alle nuove costruzioni. Noi siamo
convinti che le prime risposte le avremo già dall'anno prossimo in alcune strutture. Ah, certo, insomma, praticamente si potrà partire prima in una ASL piuttosto che un'altra, a seconda poi della concretezza, insomma, della disponibilità di queste case di comunità, mi pare di capire. Certo, saranno anche delle azioni mirate a capire dal punto di vista sperimentale come funzioneranno e quindi condizioneranno in senso positivo anche il completamento delle altre strutture per arrivare a 169 case della comunità nel totale. Certo, ci potranno essere delle ASL pilota. Noi la ringraziamo, la salutiamo e naturalmente torneremo a collegarci, magari ci vedremo anche in studio per fare un focus proprio sulla sanità in Campania, anche perché si deve riscrivere la sanità dopo la pandemia che tanto ha bloccato dal punto di vista delle altre patologie. Grazie direttore, arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.